Questo governo a più riprese ci ha promesso un abbassamento sostanziale dei costi della bolletta elettrica. E invece qual è la situazione? Questo è un documento ufficiale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che avvisa il Parlamento che, stante l'accumularsi di più misure, la bolletta elettrica aumenterà. È la stessa autorità che ufficialmente avvisa il Parlamento che la bolletta aumenterà. Aumenterà perché avremo in campo quattro fattori. La riforma tariffaria che è iniziata quest'anno e proseguirà il 1° gennaio dell'anno prossimo. L'aiuto alle aziende energivore. La riforma dei certificati bianchi, il capacity payment. Più in particolare l'aiuto agli energivori ci costerà 900 milioni di euro e lo dice l'autorità. I certificati bianchi che sono raddoppiati di prezzo e che paghiamo in bolletta ci costano quest'anno 700 milioni in più e l'anno prossimo ci costeranno 1 miliardo in più. Il capacity payment verrà messo in azione presumibilmente l'anno prossimo e anche quello ricadrà nei costi in bolletta. E in più abbiamo un ulteriore pericolo che se la Francia, che ha messo in manutenzione 25 centrali nucleari, non ci venderà più a buon prezzo la sua energia elettrica da fonte nucleare, avremo un ulteriore aumento. Ecco, questi sono i fatti, altro che le promesse del governo di abbassare la bolletta. Noi da inizio legislatura abbiamo proposto misure a costo zero per abbassare la bolletta, misure a costo zero, ma il governo non ci ha mai dato ascolto. I risultati sono questi. Ufficialmente l'autorità per l'energia elettrica e il gas avvisa il Parlamento, attenzione, che nel prossimo futuro per milioni di italiani la bolletta elettrica aumenterà.